Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video di recensione. Ho alcuni prodotti, due sono di idratazione e due sono due provine, due sample di prodotti per capelli. Allora iniziamo da questo. Allora, questo è un prodotto della Stenom, è un prodotto che uso da anni. Allora, della linea Dermacare, è un lip care. Crema riparatrice, labbra screpolate. Allora, vediamo se dice qualcosa. Dermacare, l'esperto delle pelli sensibili, arricchito con burro di karité e derivato della vitamina B5, lip care lenisce e rigenera labbra secche screpolate. Senza profumo, testato sotto il controllo dermatologico, testato su pelle sensibili, adatto ai bambini da 3 anni in su. È un prodotto da 15 ml, in questa confezione si svita sotto e esce il prodotto così, quindi si raccoglie sul ditino e si mette sulle labbra. Il prodotto in sé è biancastro, ma molto burroso, a volte anche troppo. Io la quantità che avete visto sulle labbra ci faccio le mie, quelle di mia sorella, di mia madre, eccetera. Veramente ne basta una goccia infinitesimale. Normalmente è un prodotto che preferisco usare la sera, così il lip care, il balsamo labbra, mi rimane sulle labbra tutta la notte. Il giorno dopo delle labbra morbidissime, non screpolate, riesce anche a idratare e a schermare le labbra dagli agenti atmosferici. Come dicevo prima, è un prodotto che uso da anni, la formulazione credo che sia migliorata. Ho sentito la differenza del prodotto quando aveva la vecchia confezione, che poi era sempre di questo modello, però era diverso qui tutto il disegnino. Credo che sia migliorata, hanno aggiunto molta più glicerina, ora la vedo al primo posto, sinceramente non so bene prima in che punto dell'inci era, però si sente che è molto. Conferisce alle labbra un film protettivo e mi piace tantissimo. Questa confezione da 15 ml me la porterò via secondo me per un anno e più, anche se la confezione dice 6 mesi, ma sono prodotti ovviamente che dopo 6 mesi puoi continuare a utilizzare tranquillamente e io continuerò ad utilizzarlo fino alla fine. Mi piace molto, come detto prima, mi sto ripetendo, lo uso tantissimo. Passiamo a uno dei prodotti per capelli, è questa provina della G-Cube della linea Total Green Shampoo Purificante. Shampoo purificante ad azione seboregolatrice per capelli grassi e o a tendenza al grasso. Formulazione ad elevata tollerabilità cutanea a base di ingredienti vegetali. Prodotto cosmetico coadiuvante il trattamento per la prevenzione all'eccesso di sebo. Allora, avevo diversi campioncini di questo prodotto, quindi l'ho potuto utilizzare per più lavaggi consecutivi. Il campioncino è da 10 ml. E mi è capitato tante volte di fare lo shampoo in un momento in cui avevo i capelli non sporchi di più. Io faccio allenamento il martedì, il giovedì e il venerdì, quindi tante volte se il venerdì mattina non ho nulla da fare o il venerdì in generale non ho nulla da fare, per evitare di lavarmi i capelli sia il giovedì sera che poi il venerdì sera, salto lo shampoo del giovedì e lo faccio direttamente il venerdì sera. Quindi ovviamente i miei capelli hanno accumulato il sebo e la sporcizia dal martedì sera che faccio lo shampoo, tutto mercoledì, tutto giovedì, giovedì faccio l'allenamento, tutto venerdì sera faccio l'allenamento. Quindi con i capelli così sporchi, mi fa schifo solo a pensarci, però effettivamente mi capita, mi è capitato, 10 ml di prodotto, sono riuscita a fare due lavaggi e i miei capelli subito dopo erano veramente molto puliti, detersi, non pesanti e il capello è rimasto pulito
sia, ok, va bene, fatto venerdì, quindi sabato erano pulitissimi, domenica erano ancora puliti. Domenica normalmente faccio la partita. Il cellulare vuole sempre entrare nei miei video, ormai l'abbiamo capito. Comunque, riusciva a tenere i capelli puliti per tanti giorni, quindi venerdì sera perché sono uscita, sabato tutta la giornata, domenica tutta la giornata, quando sono andata a fare la coda la domenica sera per andare poi a fare la partita, probabilmente subito dopo non avrei lavato i capelli, li lavo perché ovviamente poi lunedì è giorno lavorativo e... Però non mi ricordo se mi è capitato tipo che ho posticipato lo shampoo della domenica a lunedì mattina perché avevo la mattinata libera. Comunque mi ha lasciato i capelli molto puliti, non tantissimo idratati, però non si prelude di essere un prodotto idratante, però molto puliti alla cute e ha regalato anche tanto volume alla cute, quindi mi è piaciuto. Altro prodotto di cui voglio parlare di idratazione è questa crema corpo fluida dei Provenzali all'olio idratante di mandorle dolci con burro di karité per formula naturale per tutte le pelli. Non unge, assorbimento rapido, la crema fluida all'olio di mandorle dolci è un vero dono di bellezza per tutte le pelli. La preziosa composizione e il potere idratante del principio attivo rendono la pelle subito setosa e morbida, avvolge il corpo e i sensi un delicato aroma di mandorle. Per scelta i nostri cosmetici sono sempre senza siliconi e parabeni, senza materie di origine petrolchimica, senza conservanti aggressivi e sensibilizzanti, senza allergeni del profumo, applicare mattina e sera sulla pelle pulita, vabbè. Controllo salute e natura, tesoro dermatologicamente attestato per i metalli pesanti, certificato etico ecologiche, vabbè, non testato di animali eccetera, è un prodotto vegano, è una confezione da 200 ml e effettivamente ha un buonissimo profumo dolciastro di mandorle. Il prodotto in sé si presenta in codesto modo, è un prodotto, me l'aspettavo più fluido rispetto a quello che vi ho appena letto, però comunque è abbastanza fluido, è molto idratante, lascia la pelle in prima battuta molto profumata, comunque idrata benissimo. Mi piace utilizzato anche sulle mani e sui piedi perché comunque è un prodotto veramente idratante. Mi piace il profumo che lascia. Non sono una persona da profumi dolci, però alcuni tipi di profumazione come le mandorle mi piacciono. Si assorbe abbastanza rapidamente. Io normalmente, scusa del cellulare, naturalmente. Normalmente dopo la doccia lo vado a spargere su tutto il corpo e tante volte subito dopo mi devo vestire, metto le calze e non ho quella sensazione di pelle troppo unta e quindi che non riesco a far tirare su le calze, quindi mi è piaciuta molto. Di recente ho usato diversi prodotti dei Provenzali, sempre della linea alle mandorle dolci. Una cosa che non mi piace è che si sporca sempre qua sotto, dà fastidio. Odio quando i prodotti si vanno a sporcare nel tacchino. Ho provato l'olio che sto finendo, sempre le mandorle dolci. Ho provato il dolciaschiuma, sempre le mandorle dolci. Magari vi lascio il link alle recensioni nell'info box. Ultimo prodotto per questo video, sempre dei campioncini della Red Care, Red Can. Sono lo shampoo e il balsamo Eye Rise Volume, quindi shampoo e balsamo volumizzanti, entrambi da 5 ml. Allora, italiano, italiano, vabbè, non mi dice soltanto come utilizzarlo, non mi dà altre informations. No, allora questi prodotti li ho avuti in omaggio l'ultima volta che sono stata dal mio parrucchiere, me li aveva utilizzati nel salone e quindi mi ha dato
una confezioncina così di prova. Ovviamente dopo la seduta dal parrucchiere avevo una criniera esagerata, ma perché anche la fonista mi aveva fatto una piega molto voluminosa. Quando ho utilizzato questo prodotto, questi due prodotti a casa, li ho asciugati un po' alla bene e meglio e avevo abbastanza volume in questa zona, non avevo usato neanche spazzole per cercare di alzare un po' le radici. No, testa in giù, arrivederci e grazie, perché poi andavo di fretta. Forse che ho fatto? No, l'ho asciugati così. Dopo ho messo solo un po' il cerchietto, quindi poi facendo un po' così avevo qua molto più voluminoso di quello che vedete. L'ho lavato ieri, ho usato uno shampoo normale, un balsamo normale, quindi che non mi ha regalato volume. Questi due prodotti, lo shampoo è stato un prodotto leggero e facile da risciacquare. Il balsamo l'ho sentito sulle punte un pochino troppo pesante, però anche se sentivo le punte appesantite, non ha avuto l'effetto contrario nella parte alta, quindi comunque ho avuto un sacco di volume. Mi sono piaciuti, non so se mai li comprerò, però da tenere presente. Ok, video recensione è finito. Io ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video che sarà di due prodotti, sempre di recensione, due prodotti per il make-up. Per evitare di fare questo video troppo lungo, ho preferito spezzare. Lo registrerò subito dopo questo, quindi mi vedrete risistemata allo stesso modo. Quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo fra qualche giorno. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!